Giuliano Giuliani contro Giorgio Manetti. Giuliano Giuliani, ex storico cavaliere del trono over di Uomini e Donne, non ha mai nascosto l'antipatia che nutre per Giorgio Manetti. Gelosia nei suoi confronti? Probabile, ma Giuliani non concepisce come siano cambiate le regole della trasmissione da quando non c'è più lui. Giuliano, attraverso un video, vuole sottolineare e contestare alcune situazioni, ma soprattutto attacca senza riserve il cavaliere fiorentino. Ma cerchiamo di capire bene perché il signor Giuliani è talmente adirato con Manetti. Chi segue il talk show Uomini e Donne sa che i protagonisti del Trono Classico e Trono Over partecipano nel programma di Maria De Filippi per cercare l'amore. Tante coppie sono uscite dalla trasmissione ed hanno suggellato il proprio amore con il matrimonio o con la nascita di un figlio, ma è anche vero che alcune persone sfruttano Uomini e Donne come una vetrina, con lo scopo di avere popolarità e successo. In questi casi il dubbio viene quando ci si accorge che una dama o un cavaliere perdura nel programma per tanto tempo senza fare mai una scelta. Diverso è il discorso invece per il Trono Classico, che è a scadenza e dentro un lasso di tempo che varia dai 2 o 3 mesi. Il tronista deve scegliere la sua dolce metà. Tutti conoscono la storia di Giorgio Manetti e a ogni telespettatore è sorto il dubbio che lui abbia sfruttato la popolarità di Gemma Galgani solo per mettersi in mostra. Per il cavaliere fiorentino arrivano da ogni parte del pianeta innumerevoli dame, ma ad ognuna di queste trova sempre un difetto. Ad indignare il pubblico televisivo e lo stesso Giuliano Giuliani è stato il momento nel quale Giorgio ha accusato Astrid di non averlo accolto in stazione e di non aver organizzato la giornata. Inoltre la dama, in studio, ha riferito che Manetti si è sorpreso del fatto che a Verona nessuno le ha chiesto l'autografo o abbia voluto scattarsi una foto insieme a lui. Ecco che Giuliani posta sui social un video messaggio contro Giorgio Manetti, nel quale lo attacca pesantemente. Uomini e Donne, Giuliano Giuliani contro la redazione? L'ex storico cavaliere del Trono Over riferisce che ciò che ha visto durante le ultime puntate di Uomini e Donne è uno scandalo. Giuliani accusa il cavaliere fiorentino di essere in trasmissione solo per apparire e nello stesso momento chiede se è lecito che le donne che lo ospitano nella loro città debbano accoglierlo con il sindaco, la banda e i fans che chiedono autografi. Giuliano inoltre ci tiene a precisare a Manetti che lui non è proprio nessuno, ricordandogli che deve soltanto ringraziare Maria De Filippi se gli ha permesso di apparire in televisione. Il cavaliere di Ferrara non comprende come mai la redazione di Uomini e Donne abbia nei confronti del cavaliere fiorentino tutta questa apertura mentale riguardo all'argomento serate, sostenendo che Manetti arriva a prendere anche 1200 euro a serata. Giuliani si domanda se le regole della trasmissione siano cambiate o se c'è qualcuno che ci sta prendendo per i fondelli. Giuliano attacca Giorgio, riferendo che è una vergogna infinita e che quando lo criticano esce la sua vera natura violenta. Inoltre lo stesso aggiunge che il cavaliere fiorentino è anaffettivo, che ha trovato la gallina dalle uova d'oro e che ha troppo spazio in trasmissione. Chi ha ragione secondo voi in questa storia, Giorgio Manetti oppure Giuliano Giuliani? A voi i commenti. Se il video ti è piaciuto, metti mi piace e iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti.